È composto da 112 pagine, si chiama La storia della musica del futuro, il libro dei Camilla, su un gruppo musicale pesarese noti per aver prodotto 4 album e conosciuti per aver suonato dal vivo in Italia e Svizzera. Completato di scrivere a fine febbraio, prima che il Covid si portasse via un componente della band, Mirko Bertuccioli, il libro raccoglie una serie di fatti rilevanti, interviste, recensioni, saggi analitici e commenti sulla storia della musica. Noi siamo andati in un futuro lontanissimo e abbiamo raccontato la musica del futuro al passato, quindi è un libro al passato che però parla del futuro rispetto adesso, quindi è un tempo intrappolato e quindi da questo gioco qui, questa premessa, abbiamo immaginato e scritto tutto quello che sarà la musica nel mondo della musica, quindi dalle classifiche agli musicisti più famosi, a come noi ascolteremo la musica, e da lì verrà fuori anche come sarà il mondo, la società, l'universo nel nostro futuro, ma futuro distante, il 3000, il 5000. Io e Mirko abbiamo fatto queste cose assieme per anni, quindi improvvisamente non ci pensi, ti trovi in un posto in cui prima saresti stato con lui, invece adesso non è più così. Però credo che faccia parte in qualche modo della cosa stessa che Camilla Serano, quello di affrontare le cose esattamente nel momento in cui succedono. La presentazione è stata organizzata dal Comune di Pesaro in collaborazione con la Biblioteca San Giovanni e Libreria Catalogo. È un avvenimento atteso qui a Pesaro, è anche credo la prima presentazione in Italia, perché oggi è il 15 giugno in cui si possono iniziare a fare iniziative in presenza, e quindi in questo viaggio sulla storia della musica del futuro parleremo appunto anche del lavoro di Mirko. Una delle cose che avrebbe voluto fare Mirko e che ovviamente non ha fatto in tempo a fare era anche la direzione artistica della parte musicale della prossima mostra del cinema. È per questo che abbiamo pensato di fare coincidere questa idea che abbiamo lanciato di dedicare Via Almerici a Mirko, in realtà a una frase, insomma, è una strofa di una canzone dei Camillas che i Camillas stanno scegliendo, e quindi diciamo la via della musica, perché è una via che conduce al conservatorio, la via dei negozi di dischi, di strumenti musicali eccetera, verrà dedicata a Mirko, quindi al suo ricordo, anche con un suo segno grafico che verrà sicuramente identificato.